Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Iniziamo un'altra fantastica giornata qui nel mondo di Truck Driver. Siamo tornati di nuovo qui da Mary e vediamo un po' i nuovi incarichi che ha per noi. Una svolta inaspettata. Ehi, ho un compito in cui sono coinvolti due rimorchi, ti va? Ma certo che sì, Mary. Per qualche strano motivo fatico a dirti di no. Solo perché sai che non accetto un no come risposta, o per via della mia bellezza, ovviamente. Ah, dunque, cosa spostiamo questa volta? Beh, a voler essere assolutamente sincera, cosa che sei in ogni frangente, non dovresti interrompere una donna mentre parla. Come dicevo, ad essere sincera, non so esattamente quale sia il carico. Posso però assicurarti che la paga è molto profumata. Ma, a dire il vero, avrei un sacco di impegni al momento. E non è nemmeno la parte migliore. Offro una grossa somma di denaro, ma soprattutto la mia eterna gratitudine. Affare fatto, dove vuoi che porti il carico? Ti sto mandando la direzione sul SatNav proprio ora. Va bene. Forse si sta addolcendo? Chi lo sa? Ultimamente gli affari le sono andati un po' meglio. Vediamo un po'. Un'altra missione bagnata qui. Allora, ci siamo. Andiamo a consegnare anche questo nuovo carico. Però Mary ha parlato di due trasporti, quindi dobbiamo stare attenti, di sicuro ce ne sarà un altro. Le informazioni sono arrivate, Mary? Ah, brava. Perché non possiamo consegnarle così a caso. Però ha parlato anche di una paga molto profumata, quindi va bene. L'importante appunto è ricevere una paga per i nostri servigi. Ok, comunque ormai ci siamo quasi, anche con Mary stiamo andando avanti con le sue missioni, non manca molto alla fine e quindi poi tra poche missioni credo che sbloccheremo anche il trofeo per il trasporto della merce su container. Quindi a quel punto ci rimarrà soltanto l'ultimo trofeo che sbloccheremo da David. E per sbloccare appunto il trofeo dei trasporti dell'autista esperto con i trasporti su media distanza di carichi particolari che ci offre David. Dai, forza, quanto dura il rosso? Suono anch'io come fanno loro con noi. Per fortuna non è una missione a tempo, quindi diciamo non abbiamo fretta, nessuno che ci fa fretta, diciamo. Via, voliamo anche questa volta. Anche se è un brutto orario per spostarsi, piuttosto buio, poi con la pioggia si vede ben poco. Mi metto già sulla corsia a sinistra perché tra poco la strada si stringe. Ok. Voilà. Qui un altro corriere che ha un po' di paura della pioggia, viaggia tranquillo. Beh, sono anche le 2:30 di notte. Come dargli torto? Non voglio azzardare sorpassi, però diamoci una mossa, qui stiamo viaggiando ben al di sotto del limite di velocità. Poi di sicuro scopriremo che cosa stiamo trasportando magari alla fine della missione, o magari non lo scopriremo mai. Chi lo sa, qui con Mary è meglio non fare troppe domande.
Per la serie, tieni, questo è il carico, portalo a destinazione e basta. Ma vediamo se qui non c'è proprio nessuno. Ah no, sta arrivando. Ci è andata male. Qua proviamo, non c'è nessuno che arriva. Ce l'abbiamo fatta. Un sorpasso abbastanza tranquillo. Certo che ha deciso di piovere in maniera aggressiva stasera, eh. Non si vede quasi niente. Voilà. Ah, ok, torniamo verso il faro, se non sbaglio di qua c'è l'hotel. Ah, no, no, il faro è dall'altro lato, ok, mi sto sbagliando. Eccoci, Mary. Mary, sei sicura che sia questo il posto? Non c'è nulla. Cosa cavolo vuol dire? È solo un grosso appezzamento vuoto, non, niente di niente. Oh, no, no, non puoi mandarmi all'aria questa consegna. Cosa? Come? Perché? Penso di aver fatto un pasticcio con le indicazioni, mannaggia. Non è possibile, e ora cosa faccio? L'incarico è andato a farsi benedire, lascia il rimorchio nell'aria sicura. Va bene. Cioè, è tutto sto casino, Mary? Mica è colpa nostra, ha pure provato a darci la colpa. Se non ci dai le indicazioni giuste. Non è che possiamo inventarci i punti di scarico, eh? Va bene, il primo carico è andato ormai, quindi ormai lasciamolo in questa zona sicura e poi speriamo che con il secondo vada meglio. Mi sa che è un po' alle prime armi ancora Mary, si confonde su certe cose. Siamo passati da clienti super precisi che richiedevano tanto ma offrivano anche tanta serietà. Adesso America è un pochino più alle prime armi, è un po' più arrogante, aggressiva, però speriamo che possa, diciamo, migliorare e rifarsi nel tempo. Ah, andiamo a consegnare tutto da Andrei e da lui la zona sicura. Eccoci qua. Vediamo un po'. Perfetto. Rimorchio parcheggiato, ho il cuore che mi batte a mille, come facciamo ad aggiustare le cose? Non saprei ancora, devo parlarne con il cliente e spiegargli cosa è successo. Beh, in questo caso non posso essere d'aiuto, spero che le cose si risolvano per il meglio. Ah, così? Quindi un carico pasticciato. Va bene. Quindi, missione comunque completata, anche se non è stata proprio precisa come avremmo voluto. Ne approfitto allora per tornare qui al garage, facciamo rifornimento, cambiamo gli pneumatici e poi torniamo da Mary. Ci siamo ragazzi, facciamo un brevissimo rifornimento per essere pronti a tutto con Mary perché qua con lei nulla è sicuro, c'è sempre qualche imprevisto in agguato. Poi cambio gli pneumatici perché sono un po' giallini e poi andiamo a fare un riposino lì nei dintorni da Mary, così saremo pronti e scattanti per un'altra missione da lei. Ottimo, adesso torniamo pure da Mary.
Ottimo ragazzi, siamo arrivati qui nei pressi del faro. Adesso ci facciamo un bel riposino con il nostro autista e poi proveremo a dare ancora una volta una mano a Mary, sperando che non succedano altri pasticci, che non ci siano altri casini, e quindi completeremo ancora un altro incarico da lei. Per fortuna ha smesso di piovere, quindi inizieremo un'altra missione con il sole, si spera. Va bene ragazzi, allora io mi fermo qui con questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!